Va bene, io direi che di iniziare, insomma, perché poi Sì. abbiamo tempistiche un po' ristrette. Per me è un grande onore più che altro essere qui con voi e aver organizzato, insomma, questo webinar, questo primo webinar, insomma, per il nostro gruppo di studio. Sono molto contento, insomma, di vedere anche ragazzi, insomma, un po' più giovani partecipare con noi, insomma, alle nostre iniziative, in maniera tale da poter fare in modo che emerga ancora di più il futuro, insomma, del gruppo di studio SIC e le prospettive che esso ha. Per me è un grande onore anche, insomma, essere accompagnato in questa avventura dalla professoressa Mattioli, con cui abbiamo condiviso già tanti anni, insomma, in SIC, tante esperienze, tante belle, insomma, realtà. E, insomma, cedo la parola alla professoressa per l'avvio dei lavori. Buongiorno a tutti, vi ringrazio per la partecipazione e direi di cominciare subito con la prima relazione, se Pietro è anche d'accordo. La prima relazione sarà tenuta dalla professoressa Maria Concetta Pastore di Siena e il titolo è Dai SIRNA agli ASO, nuove prospettive nella terapia antilipemica. Prego. Grazie professoressa, ringrazio anche per l'invito, la SIC, il dottor Cittano, insomma, e tutto il gruppo di studio. E buonasera a tutti. Allora io vado subito alla condivisione dello schermo. Confermatemi per favore che si veda bene. Si vede, Ok, perfetto. sì. Dunque. Allora, noi sappiamo che da qualche anno, insomma, le raccomandazioni europee sottolineano l'importanza del raggiungimento di un target di colesterolo LDL, della prevenzione del rischio cardiovascolare. Queste ci suggeriscono di, appunto, stabilire dei target di colesterolo LDL stimando il rischio basale del paziente. In classi di rischio da basso a molto alto. Per quanto riguarda il rischio molto alto, addirittura si arriva a dei target inferiori a 55 mg/dL o anche in caso di eventi ricorrenti anche sotto 40 mg/dL. Oltre a questo, le ultime raccomandazioni sottolineano l'importanza anche di ridurre il rischio cardiovascolare residuo, che è definito appunto come quel rischio residuo nonostante il raggiungimento del target di LDL e quindi dovuto probabilmente ad altri fattori. Le ultime linee guida, appunto del 2019, suggeriscono un approccio a step, diciamo, della terapia ipolipemizzante, partendo dalla somministrazione di statine, poi proseguendo con le zetinibe e infine passando, eventualmente non si raggiungesse il target, ad aggiungere degli inibitori di PCSK9. Però, però sappiamo che appunto ci sono delle novità nella terapia farmacologica delle dislipidemie. In generale, diciamo che i farmaci vecchi e nuovi si dividono in diversi meccanismi d'azione, quindi agiscono in maniera diversa. Innanzitutto le ben note statine, ma anche il nuovo acido bempedoico agiscono sul blocco della sintesi del colesterolo. Diversamente, le zetinibe agisce inibendo il riassorbimento del colesterolo a livello epatico. E invece gli inibitori di PCSK9 e l'inclisiran, che vedremo meglio nel dettaglio, agiscono interferendo con l'attività della proteina PCSK9, appunto, e quindi inibendo l'internalizzazione del recettore delle LDL, ma adesso vedremo meglio, appunto. Ciò che è importante, appunto, è che c'è un nuovo tipo di meccanismo che si sta affermando nelle ultime terapie, che è quello del silenziamento genico, in cui appunto una sequenza oligonucleotidica detta antisenso si va ad ibridizzare con un mRNA target, con un mRNA messaggero target, che codifica per una determinata proteina che si vuole andare a inibire e quindi viene inibita proprio la produzione di questa proteina. Questo è molto vantaggioso perché è un approccio molto specifico in cui le molecole agiscono all'interno della cellula e quindi con una singola molecola si riesce ad inibire un gran numero di proteine.
Poi, con delle minime modifiche alla sequenza oligonucleotidica, si riesce ad ottenere una maggiore stabilità e quindi, molto importante, ad allungare la latenza della somministrazione, quindi aumentare l'intervallo tra le dosi, che per i pazienti appunto è molto importante. Stiamo parlando di due classi di farmaci che si stanno appunto venendo ad affermare, che sono i siRNA, Small Interfering RNA, che sono a doppio filamento, e gli oligonucleotidi di antisenso, ASO, che sono a singolo filamento. Come vedete, appunto, in un documento recente del 2022, in cui vengono elencate le nuove terapie, le terapie emergenti per la dislipidemia, fanno proprio da padrone i siRNA e gli ASO, e vediamo appunto nel dettaglio. L'inclisiran è la grande novità di cui vi parlerò appunto oggi. L'inclisiran è un siRNA la cui proteina target è proprio il PCSK9. Quindi, riducendo la produzione di PCSK9, si avrà un aumento del reuptake del colesterolo LDL a livello epatico, riducendo in questo modo le LDL circolanti. La cosa molto importante appunto di questo farmaco è che non necessita di molte somministrazioni, ovvero si fa una somministrazione diciamo al basale, al momento dell'avvio, la successiva dopo 3 mesi e poi le dosi di mantenimento si avranno ogni 6 mesi. Quindi viene anche chiamato da qualcuno il vaccino contro il colesterolo, perché appunto si riesce ad arrivare a somministrarlo solo 2 volte l'anno. Come è stato visto in diversi studi, l'inclisiran è risultato molto efficace nella riduzione del colesterolo LDL, fino ad arrivare appunto a una riduzione anche superiore al 50% in diverse popolazioni, quindi sia in pazienti ad elevato rischio di malattie cardiovascolari aterosclerotiche che con note patologie cardiovascolari aterosclerotiche e anche con ipercolesterolemia familiare eterozigote. In effetti, lo studio, diciamo, più importante in quest'ultima classe di pazienti è stato l'Orion 9, che ha studiato appunto quasi 500 pazienti con ipercolesterolemia familiare eterozigota e LDL superiore a 100, nonostante terapia ottimizzata con statina e o ezetimibe. Dopo 510 giorni si è assistito a una riduzione del colesterolo LDL di quasi il 50%, e anche, come vi dicevo, appunto della proteina PCSK9 fino ad un livello di riduzione del 78%. La cosa importante poi è che il tasso di eventi avversi era simile nel braccio di trattamento rispetto al placebo, e le reazioni chiaramente più importanti, un pochettino che si differenziavano chiaramente tra i due trattamenti, erano solo le reazioni nel sito di iniezione, essendo un farmaco che si inietta sotto cute. Ma il 90% di esse era lieve. Gli altri studi condotti appunto di fase 3, condotti con questa molecola, sono l'Orion 10 e l'Orion 11, che appunto hanno studiato l'inclisiran versus placebo in pazienti con nota patologia cardiovascolare aterosclerotica e LDL superiori a 70. Nell'Orion 11 anche pazienti con rischio elevatissimo, quindi equiparabile diciamo ad aver già avuto un evento. Erano pazienti ben trattati, ovviamente già in terapia ottimizzata per il colesterolo. Anche qui al giorno 510 si è assistita a una riduzione delle LDL del 52,3 e del 49,9% per dei valori assoluti appunto che si attestavano sui 50, 50, 51, 54 mg dl. Anche qui l'inclisiran ha mostrato di essere ben tollerato. E infine vi mostro un'analisi molto recente effettuata appunto sul pool di studi condotti con inclisiran per un totale di 3.655 pazienti, in cui appunto si andava a valutare l'impatto prognostico della somministrazione di questo farmaco a 18 mesi di follow-up. Ecco, è un follow-up un pochino breve, però già l'inclisiran ha mostrato di ridurre una riduzione significativa dei MACE, calcolati come un composito di morte cardiovascolare, arresto cardiaco, infarto non fatale, stroke, anche se non raggiungeva la significatività per i singoli eventi. Per questo sono già in corso degli studi che valuteranno in maniera un pochino più specifica l'impatto prognostico e soprattutto più a lungo termine, che sono l'Orion 4 e il Victorian 2 Prevent, che prevedono un follow-up di 7 anni. Quindi sicuramente attendiamo dei risultati più, diciamo, più affidabili.
La cosa più importante è comunque che l'inclisiran è prescrivibile in regime di rimborsabilità in Italia a partire da circa un anno fa. La dose è di 284 mg, si somministra sotto cute, preferibilmente in addome o altrimenti anche coscia, braccio. Si effettua appunto la somministrazione all'avvio, poi dopo 3 mesi e poi ogni 6 mesi. I pazienti eleggibili sono pazienti in prevenzione primaria in caso di ipercolesterolemia familiare eterozigote e colesterolo LDL superiore a 130 mg decilitro, ovviamente nonostante terapia con statina ad alta dose e ad elevata potenza ed ezetimibe o con intolleranza a questi principi attivi da almeno 6 mesi in pazienti sotto gli 80 anni. Oppure pazienti in prevenzione secondaria, pazienti sotto gli 80 anni con colesterolo LDL superiore a 70 mg decilitro, nonostante 6 mesi di terapia ottimizzata. Anche qui c'è il fast track in caso di evento recente, di infarto miocardico acuto recente, quindi minore di un anno. Insomma, la prescrizione, la prescrivibilità è come quella dell'inibitore di PCSK9. La somministrazione, ecco, questa è una differenza, invece deve essere effettuata dal personale sanitario, quindi non lo porta il paziente a casa, ma deve venire da noi a fare la somministrazione. Questo si pensa che possa migliorare un pochettino l'aderenza del paziente. Se viene inserito successivamente a un inibitore del PCSK9, si consiglia di effettuare la prima somministrazione entro le 2 settimane dall'interruzione del PCSK9 inibitore. Non sono necessarie modifiche del dosaggio per età o per insufficienza renale, in effetti può essere somministrato anche in pazienti in dialisi, l'unico avvertimento è di non effettuare la dialisi nelle 72 ore successive ed è controindicato solo in pazienti con insufficienza epatica severa, per assenza di dati in merito e non per dimostrata tossicità. E quindi vi riporto un algoritmo suggerito in questo position paper dell'ANCO, in cui hanno appunto rivisitato un pochettino l'algoritmo delle linee guida, in cui sì, definiamo la classe di rischio, abbiamo le statine, poi mi piace questa definizione della tempistica del controllo del colesterolo LDL dopo 4-6 settimane, per vedere se i livelli di LDL target sono stati raggiunti e se no eventualmente aggiungere ezetimibe. O altrimenti, qui vediamo in fondo, vengono considerati anche i nuovi farmaci. Quindi, in caso di eleggibilità, pensare a PCSK9 inibitore o inclisiran. In caso di mancata eleggibilità, pensare all'acido bempedoico. Vediamo appunto che oltre ai SIRNA, come vi dicevo, sono stati sviluppati anche gli ASO. Ci sono una serie di molecole che sono state sviluppate con dei target anche differenti e degli effetti differenti, quindi colesterolo LDL, trigliceridi, lipoproteina a piccolo. Purtroppo per motivi di tempo non potrò presentarveli tutti, ma vediamo di fare una breve carrellata. Quindi gli oligonucleotidi antisense, abbiamo detto, hanno lo stesso meccanismo d'azione dei SIRNA, ma sono a singolo filamento. Devo segnalare che nel caso di queste molecole sono stati segnalati dei casi di tossicità dovuti o a un eccessivo effetto o a un'ibridizzazione in un mRNA diverso da quello target o da un riconoscimento del sistema immunitario che può causare dei sintomi simili influenzali. E appunto sono state registrate come effetto, diciamo, di classe una tossicità epatica o renale e una trombocitopenia. Quest'ultima, modificando un po' le formulazioni, potrebbe essere risolta un pochettino, diciamo così. Il primo farmaco sviluppato tra gli ASO è il mipomersen, che aveva come target la apolipoproteina B, che è una polipoproteina appunto fondamentale per la formazione dell'LDL, VLDL, chilomicroni e lipoproteina a piccolo. Quindi capite come l'azione di questo farmaco potesse essere molto utile per ridurre i fattori di rischio cardiovascolari. Aveva oltretutto una rapida distribuzione ai tessuti, un'emivita abbastanza lunga, non produceva interazioni con altri farmaci, però il suo problema era che diciamo, che aumenta l'incidenza di steatosi. Quindi è stato dimostrato che questa steatosi è una steatosi semplice, che non evolve in fibrosi, che è stabile, che regredisce con la sospensione del farmaco. Però vediamo un pochettino cosa è successo. Allora, questo mipomersen ha dimostrato di produrre una riduzione del colesterolo LDL nell'ipercolesterolemia familiare omozigote fino al 21%, nell'eterozigote fino al 48%, e quindi fu approvato dall'FDA.
con somministrazione sotto cute settimanale per, come trattamento aggiuntivo per l'ipercolesterolemia familiare omozigote, con un'attenzione chiaramente alle transaminasi. Però l'EMA poi ha sollevato dei dubbi in merito a numerosi ritiri dovuti agli effetti avversi, alle... Sì? Sono problemi? No, no, continua. Ok, scusate. Dicevo, alle incertezze degli effetti cardiovascolari a lungo termine, alle incidenze appunto degli effetti avversi, per cui ha deciso di rigettare l'immissione in commercio. Come altro target importante, soprattutto che è molto attenzionato negli ultimi tempi, diciamo, per la prevenzione del rischio cardiovascolare, abbiamo la lipoproteina A. Appunto, questa rappresenta una... vado avanti? Sì, vai, vai. Cosa, scusate. Questa rappresenta appunto un importante fattore causale della malattia aterosclerotica. Non è ancora chiarissimo il meccanismo, ma comunque è stato visto un effetto proinfiammatorio e protrombotico, e non solo, ma soprattutto ha dimostrato un'associazione lineare con gli eventi cardiovascolari. Per cui attualmente le linee guida ci consigliano comunque di dosarla almeno una volta per stratificare il rischio cardiovascolare. Però attualmente sono oggetto di studio, ma non esistono terapie in commercio per la riduzione di lipoproteina piccolo. Statine e zetinibe hanno mostrato di non influire sulle sue concentrazioni, mentre gli inibitori di PCSK9 hanno dimostrato una riduzione del 20-30%, ma che non ha mostrato di essere sufficiente a livello di miglioramento della prognosi. Per cui appunto sono stati sviluppati alcuni principi attivi come l'olpasiran, che in questo caso è un SIRNA, il cui target è la polipoproteina A, che appunto è un componente della lipoproteina piccolo, e quindi impedirebbe la formazione di questa molecola. Anche questo SIRNA ha una singola iniezione sottocutanea ogni 3 o 6 mesi ed è stato studiato dal gruppo TIMI in uno studio di fase 2 su 281 pazienti che venivano randomizzati a dosi crescenti, diciamo, di olpasiran versus placebo. I pazienti erano ben trattati, appunto la maggior parte con statine, ma alcuni anche con ezetimibe, inibitori PCSK9. È stato visto a 36 settimane come ci fosse una riduzione di lipoproteina A piccolo proporzionale alla dose di olpasiran, mentre invece nel gruppo placebo questa aumentava. Importante come la riduzione si mantenesse stabile nel tempo, avesse una bassa variabilità interindividuale, ci fosse anche una riduzione del colesterolo LDL della polipoproteina B e appunto non venivano dimostrati eventi avversi significativi, oltre appunto alle solite reazioni nel sito di iniezione, sottocute, insomma. Quindi questo gruppo appunto ci suggerisce come l'olpasiran potrebbe essere una terapia efficace per migliorare la No, protezione. grazie. L'avevo lasciato là per se accorto. Poi abbiamo invece il Grazie. naso, un antisenso, il pelacarsen, che è stato studiato appunto in questo studio pubblicato su New England, in cui 286 pazienti con malattie cardiovascolari elevati livelli di lipoproteina A piccolo, appunto anche qui venivano randomizzati a dosi diverse di farmaco o placebo. Su un follow-up da 6 a 12 mesi si otteneva una riduzione della lipoproteina A piccolo dose dipendente anche fino all'80%. E anche qui, ovviamente, anche una riduzione del colesterolo LDL della polipoproteina B. Anche in questo studio è stata dimostrata appunto la sicurezza anche di questo composto, insomma. E infine abbiamo altri ASO in corso di sviluppo, questi sono stati studiati in questi due studi pubblicati su Lancet in fase 1 e in fase 2 su pochi pazienti, ovviamente 47 e 64 pazienti, però anche qui, nonostante ad esempio qui vediamo nel secondo studio un gruppo di pazienti che avesse dei valori molto alti di lipoproteina A piccolo, si raggiungeva con questo composto Ionis ApoA-Rx una riduzione della lipoproteina A piccolo del 71% addirittura nel gruppo con valori più elevati. Infine abbiamo il Volanesorsen, un ASO appunto che è stato sviluppato per combattere un pochettino i livelli di trigliceridi. Il suo target è l'apoproteina C3, che è coinvolta appunto nel metabolismo dei trigliceridi, ma anche nello stress ossidativo che sta alla base del processo aterosclerotico.
E questo è stato appunto approvato come medicinale orfano indicato in pazienti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare. Questa è appunto una sindrome caratterizzata da elevati valori di trigliceridi e una predisposizione a sviluppare pancreatite acuta. È stata studiata appunto nello studio APPROACH, invece nello studio COMPASS sono stati studiati pazienti con ipertrigliceridemia. In entrambi questi studi di fase 3 è stato visto come il volanesorsen producesse una riduzione dei trigliceridi del 77 e del 71%, molto più alta rispetto al placebo, con una riduzione anche del rischio di pancreatite e dolore addominale. Per cui l'EMA l'ha approvata nel 2019 con un parere, diciamo, condizionato, con un dosaggio del 285% sottocute settimanale, da allungare poi ogni 2 settimane dopo i primi 3 mesi di terapia e poi dopo i 6 mesi da aggiustare la posologia, diciamo, in base alla risposta, ovvero alla riduzione dei trigliceridi. Quest'anno questo farmaco è stato approvato anche dall'AIFA, sempre in pazienti affetti da sindrome da chilomicronemia familiare, però che avessero anche storia di pancreatite acuta. Quindi, diciamo, una sorta di prevenzione secondaria della pancreatite acuta. E giusto per farvi vedere un po' di risultati, questa analisi di 4 studi condotti con volanesorsen hanno visto che dopo anche solo 3 mesi si aveva una riduzione significativa dei trigliceridi, delle VLDL, ovviamente di ApoB48 e di ApoC3, con dei valori molto elevati, quindi dal 73 all'80%, come vedete, e contemporaneamente anche un aumento del colesterolo HDL. È importante anche un rischio di pancreatite acuta ridotto di 10 volte, assistendo a un buon profilo di sicurezza, quindi sempre reazioni nel sito di iniezione, ma comunque lievi moderate. Quindi concludo dicendo appunto che SIRNA e ASO condividono lo stesso meccanismo di interferenza con l'RNA, che ha il vantaggio di essere molto positivo sulle proteine, di avere una farmacodinamica, farmacocinetica ottimizzabile con delle piccole modifiche, che appunto ci possano garantire un aumento della latenza delle somministrazioni, in modo tale che si riesca a lavorare un pochettino sul paziente, sull'aderenza, ma appunto gli studi in corso stanno lavorando anche sulla riduzione degli effetti, diciamo, off target. Per cui possiamo dire che questi composti sono comunque dei promettenti punti di partenza per il futuro della terapia antilipemica. Vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Maria Concetta, una relazione estremamente esaustiva, insomma, su queste nuove realtà farmacologiche a nostra disposizione. Vedremo poi gli sviluppi futuri anche di outcome. Per me è un grande piacere invece introdurre il professore Egidio Imbalzano di Melsina, che parlerà di RNA Targeted Therapeutics nell'ipertensione arteriosa, una nuova frontiera, insomma, nel trattamento dell'ipertensione. Prego. Grazie Pietro, grazie anche ad Anna Maria Mattioli, i due moderatori. Ringrazio tutto il gruppo di studio per l'invito e inizio a condividere lo schermo in maniera tale da poter avviare la mia relazione. Un secondo. Eccoci. E in realtà la mia relazione è molto in continuità con quello che ha già presentato Maria Concetta, che ringrazio perché, diciamo, per quanto riguarda il meccanismo di azione, ma un po' alleggerito il peso. È chiaro che il problema dell'ipertensione non è un problema da sottovalutare rispetto al problema delle dislipidemie. Anche perché i numeri che noi abbiamo sulla prevalenza sono di tutto rispetto e pongono, diciamo, accendono i riflettori e fanno alzare l'attenzione su una problematica che, diciamo, è sempre giornalmente alla nostra attenzione. Se ci soffermiamo un attimino a guardare i colori di questa slide, questo è un lavoro abbastanza recente pubblicato sull'Lancet, ci dicono essenzialmente che il numero di pazienti controllati, trattati e controllati, è nettamente al di sotto rispetto al numero di pazienti trattati e non controllati. Quindi questo è già un dato che va, rivisto e riesaminato sul, diciamo, il comportamento nel trattamento dell'ipertensione e sulle possibilità di trovare delle soluzioni, se
Se poi dovessimo attenzionare i pazienti diagnosticati ma non trattati, anche qui la fetta è abbastanza consistente e diciamo, la gran parte dei pazienti invece sono nell'area rossa, nell'area della non diagnosi. Quindi il problema è un problema che va affrontato dal punto di vista sanitario e l'Organizzazione Mondiale della Sanità, nel suo ultimo documento che risale a, diciamo, pochi giorni fa, proprio la pubblicazione credo che sia proprio dei primi di settembre, non solo focalizza l'attenzione su questo aspetto, ma ci dice che ancora oggi il contributo di morte legato all'ipertensione è con un trend in crescita. E i numeri rispetto agli anni 90, che sono del 2019, come vedete, in percentuale tendono a risalire sia per quanto riguarda le cardiopatie ischemiche, che per quanto riguarda lo stroke, che per quanto riguarda anche la malattia, la progressione della malattia renale. È chiaro che le nuove linee guida pongono, diciamo, alla nostra attenzione una strategia, tra l'altro la strategia delle ultime è molto simile a quella del 2018, quindi è da oltre 5 anni che, diciamo, vengono indirizzate su questa strategia, è quella per impedire inerzia o migliorare l'aderenza, è quella del, diciamo, del single pill combination, cioè quella di utilizzare una compressa da sola con la combinazione di almeno due molecole. E questo consentirebbe, secondo, diciamo, le linee guida, di raggiungere un controllo in circa il 60% dei nostri pazienti e nel momento in cui dovessimo implementare la terapia fino alla combinazione di tre molecole in una singola compressa, questo consentirebbe di raggiungere il target in oltre il 90% dei pazienti. Bene, è chiaro che i dati che vi ho presentato all'inizio rispetto a queste intenzioni delle ultime linee guida mostrano una discrepanza, diciamo, con alcune aree grigie che vanno assolutamente colmate. Arrivano, diciamo, delle nuove terapie anche nel campo dell'ipertensione, che sono, diciamo, essenzialmente conseguenza della larga diffusione dell'approccio basato sul silenziamento genico, e quindi arrivano delle terapie che, diciamo, per quanto riguarda gli oligonucleotidi antisenso, riconoscono quelle a singolo filamento, quelle a doppio filamento, così come diceva bene Maria Concetta, e anche nel campo dell'ipertensione ci sono delle molecole in una fase avanzata di studio. Quindi le due strategie utilizzate hanno in atto due molecole, una per parte, e quindi non quel panorama di molecole così come osserviamo per le dislipidemie. Nell'ipertensione è assolutamente diverso, che riconoscono essenzialmente nel silenziamento genico, cioè nei SIRNA e poi negli ASO, una nuova strategia per il trattamento dell'ipertensione. Questo è il meccanismo d'azione essenzialmente dei SIRNA, che Maria Concetta ha già spiegato abbastanza bene. E che diciamo oggi riconosce come unico capostipite il Zilebesiran. Il Zilebesiran è un RNA interference che viene somministrato per via sottocutanea ed ha, diciamo, essenzialmente un target ben preciso che è l'angiotensinogeno espresso dal fegato. Questo farmaco è un farmaco in fase di sviluppo e oggi noi siamo in grado di presentare il primo studio che è arrivato alla nostra osservazione e che è stato pubblicato esattamente qualche mese fa. Quindi questo studio è, diciamo, il primo studio che riguarda queste nuove terapie nel campo dell'ipertensione. È uno studio dose finding, cioè uno studio che va alla ricerca della dose migliore per ottenere un risultato clinico. E come potete vedere da questa slide, c'è proprio il testare dei vari, diciamo, dosaggi di molecola rispetto a placebo, e questo dimostra una riduzione rispetto al baseline dei livelli di angiotensinogeno. In alto abbiamo, diciamo, essenzialmente i vari dosaggi, e quindi si parte da 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg, 200 mg, 400 mg e 800 mg, con le relative curve di abbattimento dei livelli di angiotensinogeno. In basso, diciamo, è una singola dose da 800 mg, e come vedete l'abbattimento dei livelli di angiotensinogeno è chiaro e netto e anche abbastanza duraturo. E il farmaco viene somministrato, diciamo, essenzialmente così come per l'inclisiran allo stesso modo, e ad oggi la dose accettabile, diciamo, la posologia accettabile è quella semestrale. Esistono, diciamo, essenzialmente
degli studi in corso anche di fase 2 e anche rispetto a questo che sto presentando, che cercheranno essenzialmente di dare ulteriori dati, ulteriori, dimostrare l'efficacia sui valori pressori e anche sull'abbattimento del target preso di mira dal Zilebesiran. E questa invece slide dimostra in maniera abbastanza chiara come la riduzione dei valori pressori è dose dipendente. Le dosi utilizzate sono essenzialmente da 200 mg, 400 mg, 800 mg, e come è possibile vedere, sia per quanto riguarda la pressione sistolica che per quanto riguarda la pressione diastolica, la progressione nella riduzione dei valori pressori. I dati di supporto di questo studio, che è uno studio essenzialmente di fase seconda, ci dicono essenzialmente dell'efficacia a 6 settimane, a 8 settimane, a 12, a 24 settimane, quindi una progressione nel controllo dei valori pressori abbastanza duratura con la singola somministrazione iniziale, e portano essenzialmente a delle conclusioni che naturalmente sono delle conclusioni parziali, perché il numero di pazienti studiato è veramente esiguo, che ci dicono che in realtà il farmaco è un farmaco abbastanza sicuro, è efficace nella riduzione dei valori pressori, che questa riduzione dei valori pressori è legata, diciamo, essenzialmente alla singola dose somministrata, e l'efficacia del farmaco viene mantenuta, diciamo, essenzialmente fino alla 12ª settimana e, diciamo, anche oltre, e che sarà testato essenzialmente in studi clinici di fase seconda. Quindi l'evento avverso più importante sembra solo quello dell'iniezione, diciamo, la sede di iniezione, che incide in circa il 9% dei pazienti, e non sembra che ci siano altri effetti collaterali rispetto, diciamo, ai SIRNE iniziali, che avevano sicuramente qualche effetto collaterale in più. Arrivano, diciamo, alla nostra osservazione, ma solo come progetto di studio, perché ancora non abbiamo i dati, gli studi CARDIA che sono in corso. Sono essenzialmente due, questo è il primo. I pazienti diventano più numerosi, i centri arruolatori sono più numerosi, il target sono i pazienti con ipertensione leve moderata, e l'endpoint principale è quello appunto dell'abbattimento dei valori pressori, diciamo, valutato con il monitoraggio pressorio dopo 3 mesi di trattamento, e anche, diciamo, in un periodo più lungo. Il protocollo prevede un trattamento per 12 mesi con una doppia somministrazione a 6 mesi. E il trattamento, oltre, diciamo, essenzialmente a valutare l'abbattimento dei valori pressori, va a controllare la riduzione dell'angiotensinogeno, diciamo, nel medio e nel lungo periodo. L'altro studio, che è il CARDIA 2, è uno studio con uno schema del tutto simile. La differenza fondamentale tra il primo e il secondo è che qui vengono testate altre molecole, quindi il paziente è già in trattamento con altri farmaci, e la randomizzazione rispetto ai sartani, piuttosto che al calcio antagonista, piuttosto che il diuretico, è una randomizzazione 1-1, e lo studio ha una durata di 6 mesi. Anche qui l'endpoint primario è la riduzione duratura dei valori pressori con uno stop ai 3 mesi per la valutazione dei dati, e poi nel follow-up, e poi alla conclusione dello studio continuerà anche in aperto. Quindi gli studi, diciamo, che vedono il SIRNA, l'unico SIRNA oggi disponibile per il trattamento dell'ipertensione, sono fermi a questo punto, e bisogna assolutamente aspettare i dati in arrivo alla conclusione degli studi CARDIA 1 e CARDIA 2 per aggiungere informazioni rispetto a quelle che già abbiamo. Per quanto riguarda gli ASO, anche qui una singola molecola a disposizione, è, diciamo, molto simile rispetto a quella che Maria Concetta ha fatto vedere, diciamo, per quanto riguarda il trattamento delle dislipidemie. È sempre uno Ionis, è uno Ionis angiotensinogeno rispetto allo Ionis LPA. E anche qui la somministrazione è una somministrazione per puntura sottocute. Gli studi sono studi in fase 2, sono studi con delle popolazioni molto piccole, che hanno valutato essenzialmente una strategia in monoterapia, cioè l'efficacia e la sicurezza dell'oligonucleotide, e poi nell'altro studio hanno valutato, diciamo, essenzialmente efficacia e sicurezza in una terapia add-on, cioè in una terapia in pazienti che avevano già
una pregressa terapia antipertensiva. Anche qui i risultati, diciamo, sembrano abbastanza promettenti, nel senso che i due parametri valutati sono sempre la riduzione dei livelli di angiotensinogeno. Come vedete, il target per tutte e due le molecole è l'angiotensinogeno, e quindi alla somministrazione del farmaco vi è una netta riduzione, diciamo, dei valori di angiotensinogeno, che poi mano a mano tende a decrescere, diciamo, fino alla seconda somministrazione del farmaco, e il decremento dei valori pressori, sia quando utilizzati in monoterapia, in alto i valori sistolici e in basso i valori diastolici, che quando utilizzate nella terapia Addon nei due pannelli alla vostra sinistra. Quindi anche qui, come diciamo, parametri e indicatori di efficacia di terapia, ci siamo. Sui parametri di sicurezza, oltre il problema a livello dell'iniezione, non sembra che ci siano effetti collaterali importanti. In realtà, oltre gli studi che io vi ho presentato, in letteratura ci sono altri studi che riguardano sempre le stesse molecole, diciamo, o anche una molecola diversa rispetto al Sirna che io vi ho presentato, ma sono ancora dati su modelli animale. Per quanto riguarda i Sirna, è stato studiato su modelli animale di tipo, diciamo, topi adulti, per quanto riguarda la preeclampsia o l'eclampsia. Un altro studio è in corso per quanto riguarda essenzialmente la protezione cardiovascolare. Ci sono degli studi che prevedono anche il trattamento in pazienti con scompenso, ma gli studi clinici fino ad oggi, giunti alla nostra osservazione, sono solo quei due che io ho portato alla vostra osservazione, e riguardano soltanto queste due molecole. Quindi mi avvio alle conclusioni, per dirvi che i nuovi approcci sono basati essenzialmente su un target preciso e individuato, che è l'angiotensinogeno. Questo, diciamo, consente di fare una terapia molto specifica e molto mirata, e il vantaggio assoluto è che questi farmaci possono essere somministrati in frequenze molto inferiori rispetto alle terapie convenzionali. Questo molto probabilmente già da subito consentirebbe di migliorare l'aderenza al trattamento. È chiaro che i dati di efficacia e di sicurezza sono ottimisticamente orientati verso, diciamo, una continuità della sperimentazione clinica, e diciamo, si stanno chiudendo gli studi di fase seconda e si proiettano verso la fase terza. Quindi c'è molto ottimismo nell'utilizzo di questi farmaci, e abbiamo già detto che la frequenza di effetti collaterali ad oggi, e per gli studi che noi abbiamo a disposizione, appaiono quasi inesistenti. È chiaro che sono necessari altri studi per valutare sia l'efficacia che la sicurezza nel lungo termine, ma anche e soprattutto la protezione cardiovascolare. E vi ringrazio. Grazie a lei, dottor Imbalzano, bellissima relazione, complimenti. Ed è un piacere per me introdurvi l'amico Pasquale Palmiero, il quale affronterà un tema molto attuale, come peraltro i temi che sono stati portati avanti oggi. Il rischio residuo cardiovascolare, nuovi approcci terapeutici e prospettive future. Prego. Pasquale. Grazie Anna Vittoria per la presentazione, grazie Pietro Scicchitano e all'intero gruppo di studio per l'invito. Si vede lo schermo? Al Ancora no? momento Non no, ancora. non Non ancora. ancora. Vediamo un po'. Eppure. Intanto ne approfitto e mi scuso in anticipo perché fra 10 minuti vi dovrò lasciare, lascerò la conduzione a Pietro che saprà farsi valere. Quindi intanto vi saluto. Pasquale, ancora nessuno schermo. Eh sì, sto cercando di. Trovare la via giusta. Eh sì. Spettatore, entriamo di nuovo. Apri Zoom Meetings, ecco. Adesso vedo te, che sicuramente è un fatto positivo, però vorrei riuscire a condividere lo schermo.
Machine learning, prof. Come posso fare? Vediamo un po'. Non è che condividi schermo in basso, no? Eh sì, ma ho In basso, perso. Sì, condividi è schermo pure sul di colore basso. verde. So bene qual è, ovviamente, però non capisco perché. Ecco, vedi, io adesso vedo te, condividi schermo. Condividi. Ecco, ora si sta avviando la Ah, condivisione. ce l'abbiamo fatta, hai Eccolo, visto? perfetto. Ok. Alla decimillesima volta che condivido lo schermo in un incontro succede questa cosa. Allora, i ringraziamenti li abbiamo fatti, veniamo quindi al topic che mi è stato affidato, che è il rischio cardiovascolare residuo, nuovi approcci terapeutici e prospettive future. Essendo questo un webinar di una scuola di cardiologia organizzato dalla SIC, definiamo che cos'è il rischio residuo. È la probabilità di osservare un evento cardiovascolare maggiore nel paziente, purché aderente al trattamento, così come raccomandato dai target delle linee guida. E questo è un concetto di natura generale. Ora, per ragioni anche di tempo, ci focalizzeremo su quello che è il rischio residuo infiammatorio, quello legato all'ipertrigliceridemia, e accenneremo a quello dovuto ad elevati livelli di lipoproteina A, per quanto Maria Concetta Pastore già è stata abbastanza esauriente nel esprimerlo, mentre trascureremo il rischio trombotico. Il rischio residuo non deve far perdere di vista il rischio cardiovascolare globale, che è quello che noi affrontiamo quotidianamente nei nostri ambulatori. Quando viene il paziente, e il primo impatto è quello con gli stili di vita su cui dobbiamo incidere. Poi dobbiamo puntare al target pressorio, al target dell'emoglobina glicata inferiore a 6 nel paziente diabetico, al target al di sotto dei 50 mg nei pazienti ad altissimo rischio, comunque al target che il paziente deve rispettare. Ma nonostante questo persiste quello che è il rischio cardiovascolare residuo, che è dovuto alla dislipidemia aterogena. Che cos'è? Bassi livelli di colesterolo HDL con aumento dei trigliceridi con LDL piccole e dense. Questa è una condizione comune nel soggetto diabetico di tipo 2 o nei soggetti che hanno la sindrome metabolica, che diciamo mi sono cari perché è oggetto degli studi che intraprendo. E costituisce quindi il rischio residuo in pazienti che hanno raggiunto il target LDL. Va detto che le LDL, i livelli di LDL correlano in maniera lineare con gli eventi cardiovascolari e quindi è importante ridurre i livelli di LDL non solo con le statine, che ricordano anche un effetto antinfiammatorio, oltre quello ipocolesterolemizzante, ma quando non siamo al target LDL va aggiunto l'ezetimibe. E quando neanche con le ezetimibe riusciamo, abbiamo l'acido bempedoico, abbiamo l'inclisiran di cui si è diffusamente parlato e gli inibitori del PCSK9 per raggiungere livelli di LDL veramente bassi e corrispondenti a quelli delle linee guida. Tuttavia, lo studio Odissei e lo studio TUB che si sono occupati degli inibitori del PCSK9 ci hanno pur sempre dimostrato che esiste un 10% di eventi a fine studio che non è possibile contrastare con livelli di LDL bassi, come si raggiungono nello studio. E a proposito di questo, è uscito su Lancet questa meta-analisi che ha riguardato oltre 3.000 pazienti, fatta da Paul Ridker, che è uno dei maggiori studiosi del rischio cardiovascolare residuo, che metteva in risalto il bilanciamento tra l'importanza dell'infiammazione dei livelli di colesterolo nel determinare il rischio cardiovascolare. In particolare, abbiamo già detto che i pazienti che assumono una statina bisogna raggiungere i target LDL con tutti i farmaci che abbiamo a disposizione, però dovremmo probabilmente inibire anche l'infiammazione con canakinumab o colchicina per ridurre ulteriormente il rischio. Quindi suggerisce questa meta-analisi che è meglio abbassare entrambi i livelli per i processi biologici per poter raggiungere un buon riduzione del rischio cardiovascolare. Nella meta-analisi hanno preso in considerazione la proteina CRT ad alta sensibilità,
che è un biomarcatore molto usato negli studi per il rischio infiammatorio residuo, e ovviamente l'LDL colesterolo per quello che riguarda la colesterolemia. Un dato importante è che se guardiamo la probabilità di andare incontro alla morte cardiovascolare, ovviamente la prognosi migliore c'erano quelli che hanno bassi livelli di proteina C-reattiva e bassi livelli di LDL, la prognosi peggiore c'erano quelli che hanno alti livelli di entrambi, ma come potete vedere, soggetti che erano a target con l'LDL colesterolo in presenza di elevati livelli di proteina C-reattiva andavano incontro a una prognosi peggiore. Il tema della proteina C-reattiva era noto già dal 2009, dal Jupiter trial, in cui si esaminava la rosuvastatina. Ebbene, già lì si vide che i pazienti che avevano bassi livelli di LDL e bassi livelli di proteina C-reattiva erano più protetti in tema di eventi. E ancora, se confrontiamo due studi, lo studio PROVIT e lo studio IMPROVIT, che hanno riguardato a confronto diverse molecole ipolipidemizzanti, anche qui vediamo che la prognosi migliore ce l'hanno chi raggiunge il target in ambedue gli elementi, mentre la prognosi peggiore è quelli che hanno livelli alti di entrambi. Però vedete che nei soggetti che hanno proteina C-reattiva elevata, anche l'aver raggiunto bassi livelli di LDL colesterolo non ha garantito una protezione in termini di evento. Quindi il suggerimento è, di fronte al paziente che si presenta con elevati livelli di LDL colesterolo, ma anche elevati livelli di proteina C-reattiva, dare la statina ad alta intensità, che sappiamo bene avere un effetto antinfiammatorio ed ipocolesterolemizzante, e poi vedere il risultato che otteniamo, perché i soggetti in cui non raggiungiamo il target dell'LDL colesterolo, diamo un altro farmaco che possa ridurre questi livelli. Ma soggetti che raggiungono il target ma hanno una proteina C-reattiva elevata, bisogna aggiungere un antinfiammatorio. Ma quale? Lo studio CANTOS del 2017 ha esaminato il canakinumab, un anticorpo monoclonale che inibisce l'interleuchina beta a diversi dosaggi. L'hanno data a 10.000 pazienti con progressi infarto, pazienti che erano ben trattati perché più del 90% assumeva la terapia antitrombotica e assumeva le statine e l'80% gli ACE inibitori. Bene, questo trattamento ha ridotto l'incidenza dei MACE del 15%. E dopo questo, su Circulation Research è apparsa una review in cui suggerisce che il trattamento fatto nel CANTOS sia utile perché riesce a inibire l'attivazione dell'inflammosoma NLRP3 che contribuisce alla risposta infiammatoria vascolare che poi guida lo sviluppo e la progressione dell'aterosclerosi. Un'altra cosa che possiamo fare, più di recente emersa dallo studio Lodoco, è somministrare ai pazienti la colchicina. Sappiamo che la colchicina è un farmaco che ha effetti collaterali importanti, però somministrato in questa popolazione di pazienti ha ridotto l'endpoint primario, che era abbastanza importante, era morte cardiovascolare, infarto miocardico, stroke ischemico e rivascolarizzazione. Bene, la riduzione è stata del 31%. Quindi, a fronte del trattamento con statine, bisogna poi vedere il risultato in termini sia di riduzione di LDL colesterolo, sia in termini di riduzione del rischio infiammatorio. Quando permangono livelli di proteine C-reattive elevati, bisogna inibire l'interleuchina 1 beta. Venendo alla pratica clinica, ribadiamo quello che abbiamo detto, quindi la colchicina può essere utilizzata in pazienti con aterosclerosi stabile e frazione di filtrazione glomerulare normale. L'acido benpetoico è importante perché anch'esso è in grado di ridurre i livelli di proteina C-reattiva, oltre ovviamente ad avere un effetto ipercolesterolemizzante, e anche gli agonisti del GLP-1 e gli inibitori dell'SGLT2 hanno comunque un effetto antinfiammatorio importante. E qui vediamo che il rischio infiammatorio rimane praticamente costante quando si dà la statina ad alta intensità
o si aggiunge le zetimibe o gli inibitori del PCSK9, quindi la terapia che porta a ridurre i livelli di LDL colesterolo agisce in maniera moderata sull'infiammazione. Esaurito il discorso di infiammazione, vogliamo accennare all'Optum Research Database. Questo è un registro che ha coinvolto 400.000 pazienti di età di 45 anni con diabete o malattia cardiovascolare aterosclerotica che già prendevano le statine e avevano l'LDL a target. Bene, in questa popolazione si è visto che il rischio di eventi in coloro che avevano trigliceridi più di 150 mg decilitro era del 25,8%. Ancora di più, se andiamo su livelli di trigliceridi ancora più elevati, da 200 a 500, vediamo che il rischio sale a circa il 35%. Quindi questo ci dice che dobbiamo trattare l'ipertrigliceridemia. E l'ipertrigliceridemia si può trattare, ad esempio, con l'icosapent etile, che ha dimostrato in questo trial una efficacia importante sull'endpoint primario, che era un endpoint abbastanza hard, quindi c'era la morte cardiovascolare o l'infarto non fatale, e poi c'era l'angina instabile e anche lo stroke fatale e non fatale e la rivascolarizzazione. In tutti quanti è stato utile somministrare questo farmaco, che non ha dato un risultato significativamente statisticamente significativo unicamente né in termini di mortalità totale. L'ultima slide per la lipoproteina A, di cui si è diffusamente parlato, è coinvolta nell'aterosclerosi, nel fenomeno di trombosi e nella stenosi aortica. Ha un'estrema variabilità, quindi su base genetica, etnica, di altri farmaci somministrati e persino ambientale. Non dirò niente sui SIRNA perché se ne è parlato in maniera diffusa, però un'altra possibilità è il muvalaplin, è un inibitore orale che riesce a impedire la sintesi della lipoproteina A, però ha un termine di riduzione intorno all'80%. I SIRNA si sono rimostrati più efficaci perché riescono a ridurre i livelli intorno al 90%. Però resta inteso che siamo ancora in un momento in cui non abbiamo dati sull'eventuale poi riduzione in termini di eventi. Perché voi sapete meglio di me che ridurre i livelli di lipoproteina A non è sinonimo di riduzione degli eventi cardiovascolari. Quindi, concludendo, il rischio residuo antinfiammatorio lo possiamo affrontare, perché abbiamo livelli target di proteina C-attiva da raggiungere e abbiamo studi che ci hanno dimostrato come agire, lo stesso per i trigliceridi. Per la lipoproteina A, come dicono anche le linee guida, dobbiamo monitorarne i livelli e considerarlo un marker, però per adesso ancora non abbiamo termini concreti di trattamento. Grazie per l'attenzione. Grazie davvero professore per questa panoramica insomma, sul rischio cardiovascolare globale e sulla prevenzione. Io, viste le tempistiche piuttosto ristrette, lascerei lo spazio ai discussant per delle brevi domande in maniera tale da poter chiudere questo interessante webinar. Posso intervenire io se Prego, mi dai Pier la Sergio parola, e Anna Pietro. Grazia. Intanto volevo ringraziare i relatori per Prego, questa prego. meravigliosa panoramica che ci hanno fatto e che ci apre veramente nuovi orizzonti. I miei punti di discussione sono fondamentalmente tre. Il primo, riguardo il silenziamento genico di molecole biologicamente attive. Cioè, in termini di sicurezza non sappiamo ancora cosa succede. Ad esempio, per quanto riguarda la terapia ipolipemizzante, i PCSK9 sono verosimilmente implicati anche nella clearance delle tossine e dei batteri in corso di sepsi. Non abbiamo dati in questo senso, però ci sono delle situazioni in cui questo potrebbe avvenire. Silenziamento genico del sistema renina-angiotensina-aldosterone potrebbe costituire un problema, ad esempio in condizioni shock settico, beh, scusate, di shock emorragico. Quindi la mia domanda, diciamo così, quadro iniziale, riguarda: siamo sicuri che silenziare molecole biologicamente attive
e non avere magari a disposizione la possibilità di ripristinare l'attività di questi processi biologici in condizioni di emergenza possa essere sicuro. Certo, i dati di utilizzo generale sono rassicuranti, ma questo va tenuto conto. Il secondo aspetto è la pratica clinica, cioè ad esempio per quanto riguarda i PCSK9 abbiamo oggi degli elementi che ci facciano preferire l'inibizione recettoriale con gli anti PCSK9 rispetto al silenziamento genico dei PCSK9, e sul lato ipertensione il fatto che noi siamo in grado di inibire quasi l'angiotensinogeno, si porta a 0%, quasi al 100% di inibizione, mette la parola fine ad esempio alla denervazione renale, in questo senso. E poi mi riservo l'ultima domanda per Pasquale, ma lascio rispondere i primi due relatori. Posso andare io oppure? Sì. Bene, in realtà agire a monte bloccando l'angiotensinogeno è credo una scelta abbastanza oculata, perché il cosa avviene a valle lo sappiamo da tempo per tutti i farmaci che agiscono a livelli più bassi e che da anni vanno a rallentare o a bloccare il sistema renin-angiotensina. E quindi, diciamo, da un punto di vista strettamente fisiopatologico, non ci dovrebbero essere grosse differenze. L'angiotensinogeno in realtà non viene annullato, viene modulato. Tra l'altro, questo tipo di modulazione è dose dipendente, cioè abbiamo visto dagli studi che abbiamo a disposizione come quei valori e quei livelli si modificano sulla base, diciamo, del dosaggio iniettato, il dosaggio indicato in quel momento. Tra l'altro, uno dei criteri di esclusione dall'entrata per entrare nello studio era proprio avere valori di angiotensinogeno al di sotto dei 20 microgrammi. Quindi in realtà c'è un limite verso il basso dove non sarebbe o non sappiamo cosa potrebbe succedere nel momento in cui dovessimo arruolare anche pazienti che hanno un angiotensinogeno di livelli molto più bassi. Quindi da questo punto di vista i dati che noi abbiamo finora, che sono quelli che avete visto, quindi non sono tantissimi, potrebbero in un certo senso tranquillizzarci, e negli studi in corso di fase seconda, soprattutto in quelli prevedono i pazienti in politerapia, cioè in trattamento con più farmaci per l'ipertensione, in questo momento sono inclusi i farmaci che bloccano il RAS, quindi sono inclusi sia gli ACE inibitori che i sartani, sono inclusi tutti i farmaci, quindi non c'è un'indicazione in questo senso per non utilizzare il SIRNA in questi pazienti. Per quanto riguarda il problema dello shock emorragico, non ti so dare una risposta. La mia risposta sarebbe di pura fantasia, quindi non mi cimento proprio. Ok. Posso rispondere anch'io? Prego, Maria Concetta. Sarò breve. In realtà condivido anche con Leila il dubbio, diciamo, sugli effetti off target, e in effetti l'ho anche nominato, diciamo, nelle conclusioni, perché effettivamente molti autori hanno sollevato questo potenziale problema. Dico potenziale perché effettivamente ad oggi non è stato evidenziato chissà che come effetti avversi da questo punto di vista. Sicuramente il follow-up degli studi finora non è stato così lungo da avere dei risultati proprio estremamente tranquillizzanti, però appunto attendiamo, ora mi riferisco nello specifico ad Inclisiran, attendiamo i prossimi studi appunto con follow-up di 6-7 anni che sicuramente ci daranno delle informazioni più interessanti in merito. Per quanto riguarda invece la pratica clinica, io credo che il beneficio e
l'elemento cardine che ce lo possa far preferire, non tanto a noi quanto al paziente, è proprio la somministrazione ogni 6 mesi. Perché noi ogni volta che tentiamo di prescrivere un inibitore di PCSK9 a un paziente, appena inizia a sentire che deve farsi la puntura ogni 2 settimane, che deve mettere il farmaco in frigo, ogni volta inizia ad alzare gli occhi al cielo, diciamo così. Invece, ecco, noi per esempio partecipiamo anche alla sperimentazione del Victorion, quindi stiamo masticando da un po' l'inclisiran, diciamo così. Quando gli diciamo che la somministrazione è fatta ora, poi tra 3 mesi, poi tra 6 mesi, si illuminano. Ah, bellissimo, comodissimo! Pazienti che devono partire per lunghi viaggi, magari stare via tanto tempo, per loro è proprio l'ideale. Quindi, secondo me, nella pratica clinica, questo è il beneficio, il vantaggio proprio più importante. Grazie Maria Concetta, c'era una domanda, Anna Grazia o il Pier Sì. Sergio per il... Lascio la parola alla dottoressa Cecere, poi se rimane spazio faccio una domanda io a Pasquale. Allora, innanzitutto buon pomeriggio a tutti, ringrazio i tre relatori per le relazioni molto puntuali e soprattutto con grande base scientifica, ma poi con una grande aderenza alla pratica clinica. Mi riservo io di fare una domanda al caro professor Palmiero. Proprio perché ha citato il ruolo dell'infiammazione e la correlazione che l'infiammazione ha con le patologie cardiovascolari. Quindi mi chiedo se per lui l'utilizzo delle tecniche di cui ci sono diversi studi in letteratura che vanno a valutare l'infiammazione coronarica alla TAC possa essere un marker non solo di alto rischio, ma qualcosa che ci possa consentire di fare un upgrading anche della terapia ipolipemizzante. Grazie per la domanda, Anna Grazia. Bene, è chiaro che l'infiammazione, noi l'abbiamo correlata a tutta una serie di condizioni e proprio insieme, abbiamo anche pubblicato come l'infiammazione sottende il danno d'organo cardiaco in donne che hanno la malattia reumatica o che hanno avuto il cancro della mammella. Quindi è tutto un campo ancora da esplorare. E io sono convinto, ma ovviamente dobbiamo attendere le prove, che l'infiammazione anche a livello coronarico possa svolgere un grosso ruolo e che nei soggetti che vanno incontro a una malattia coronarica i livelli di proteine C reattiva dovrebbero quantomeno essere monitorati. Pier Sergio, ho l'ultima domanda per il professore. Faccio una domanda a Pasquale, tanto complimenti per la tua bellissima relazione. Una considerazione sempre di ordine generale. Nella gestione del rischio residuo dobbiamo valutare anche quello che è l'impatto di popolazione, cioè dobbiamo ipotizzare di fare anche campagne che possano consentire una gestione di questo rischio in più alte. Su una platea più ampia possibile. E qui entra il discorso costo-beneficio. Tu hai presentato una serie di approcci, alcuni ad elevato costo, indiscutibilmente, altri a costo ridotto. Il caso esplicitamente è quello della colchicina e oggi possiamo anche dire quello degli inibitori del cotrasportatore sodio glucosio, SGLT2. Che hanno dei costi molto contenuti. Ecco, possiamo secondo te accettare il compromesso di utilizzare magari farmaci a basso costo e di utilizzo più ampio per un approccio più ampio possibile alla popolazione, anche magari rinunciando ad alcuni effetti benefici molto specifici di farmaci più costosi, ma magari più efficaci nel loro stretto campo. Tu cosa ne pensi? Questa è una domanda molto interessante perché mi sono posto questo quesito molte volte. Noi nel nostro sistema sanitario nazionale riusciamo, diciamo, ad erogare un'assistenza di un livello più che apprezzabile, però sicuramente molti piani terapeutici che abbiamo impediscono la diffusione di farmaci che noi definiamo ad alto costo. Se tu pensi quanti pazienti potrebbero prendere un inibitore del PCSK9 lo desiderano, ma in realtà, pur avendo l'ipercolesterolemia, non hanno i requisiti.
Allora penso che la nuova frontiera del futuro sarà la sanità integrativa, quindi con i soldi che ognuno di noi versa per la sanità, facendo anche una polizza integrativa nel momento in cui insorge un'esigenza, si può avere il miglior trattamento inteso secondo scienza e coscienza, non il miglior trattamento inteso secondo i paletti AIFA che vengono posti giustamente su criteri economici e non scientifici. Quindi tu Perfetto. useresti tutto. Sì, perché chi versa tanti soldi per un'assicurazione, nel momento in cui ha bisogno, ha diritto ad avere il meglio che il suo medico gli darà secondo scienza e coscienza. E quindi se può prendere, fare un'iniezione di 2 settimane invece di prendere la compressa tutte le sere e desidera farlo. Perché poi un'altra nuova frontiera sarà la condivisione col paziente di quelle che sono le procedure diagnostiche, ma anche terapeutiche. Quando noi diciamo che un paziente ha un alto rischio di avere un evento, è vero anche che esiste l'altra parte della bilancia che può non averlo, per cui la condivisione è fondamentale. Poi porta a motivazione, la motivazione porta ad aderenza. Grazie, Il problema è grazie. chi si può permettere e chi no, la sanità integrativa, ma ci porterebbe molto lungo. Lo so, hai ragione, ti devo dare ragione anche su questo. Webinar a parte sulla prevenzione, sanità e gestione dei costi. Sì. Io davvero vi ringrazio tutti, ovviamente dai partecipanti, insomma, a questo interessante webinar, tutti ai moderatori, ai relatori, ai discussi, insomma, che hanno ravvivato e hanno reso, insomma, ancora più interessante le proposte di relazione e i contenuti, ovviamente, in essa presente. Io vi invito, ovviamente, a far parte del gruppo, ad entrare ancora più in maniera preponderante nel gruppo. Mi auguro di poter organizzare ulteriori webinar in questo percorso, di poter coinvolgere quanta più gente possibile, soprattutto di dare spazio, insomma, alle nuove frontiere che la prevenzione cardiovascolare presenta. Ce ne sono tante e soprattutto sono anche irte di tanti trucchi, pitfalls e valutazioni anche di natura socio-economica che spesso tralasciamo e che in realtà non possiamo dimenticare, soprattutto perché se no la ricerca rimane semplicemente fine a se stessa e non applicata in vita pratica. Vedi per esempio gli ASO, i SIRNA, che sì, è vero, hanno tanti studi, ma poca possibilità di applicazione pratica, ci è stato dimostrato in lungo e in largo. Vi ringrazio ancora per l'attenzione, ringrazio tutti i partecipanti e vi auguro, insomma, un buon pomeriggio e soprattutto di poter implementare ancora di più la nostra quota di partecipazione nel gruppo. Grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie, un saluto Buona a tutti. serata, grazie a tutti. Arrivederci. Buon pomeriggio.